Le aule oggi resteranno vuote, la campanella suona come ogni mattina, ma per i piccoli allievi sarà una giornata diversa, all'aria aperta, alla riscoperta della natura. Gli autobus sono già schierati davanti alla scuola, cappellino e zaino in spalla e via, direzione l'altopiano del Poro, un'immensa distesa di campi coltivati e pascoli lasciati liberi. È il cuore verde della provincia di Vibo Valentia. Si trova a un'altitudine di soli 710 metri sul livello del mare, distante una manciata di chilometri dalla città capoluogo di provincia. Prima tappa del tour è una masseria. Nella fattoria ci sono tutti gli animali, dall'asino alla capra, dal maiale fino alle galline. Il ristorante La Cavallerizza apre le porte della sua cucina. Insieme allo chef, gli scolari si cimentano nella preparazione della ricotta fresca. La cagliata viene mescolata da mani esperte e di lì a pochi minuti prenderà la forma tipica della ricotta, sistemata negli appositi stampini. Da visitatori a veri e propri fattori in erba, un viaggio che si conclude con la degustazione dei prodotti provenienti dalla terra. Una tavola imbandita di tutto punto. Spicca il pecorino del Poro, formaggio che prende il nome proprio da queste zone. Poi ci sono le frittate di uova condite con vari ortaggi, verdure e frutta a volontà. Prodotti made in Vibo Valentia. E questo, il mangiar sano. Ci sono tutti gli ingredienti che compongono la dieta mediterranea, entrata a far parte a pieno titolo del patrimonio culturale dell'umanità per le sue proprietà salutari. Un regime alimentare che aiuta a combattere l'obesità e le malattie cardiovascolari, quindi aumenta la longevità. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per Cibo e Agricoltura, è un modo di produrre cibo assolutamente ecologico, cioè che ha pochissimo scarto e che consuma pochissimo le risorse del pianeta. È proprio partendo da questi concetti che il COGAL Monteporo Serre Vibonesi ha deciso di scendere in campo e promuovere il progetto nelle scuole. Perché sin da bambini che deve essere seguito un corretto stile di vita. E con questa iniziativa si sta concludendo l'attività 4 prevista dal progetto di cooperazione transnazionale che riguarda appunto la gastronomia e la cultura del gusto. Queste attività si stanno svolgendo anche in altri territori di altri paesi europei, da Cipro alla Grecia, al Portogallo, in altri territori della Calabria, della Regione Puglia e del Molise. Giorno 4 noi concluderemo complessivamente le attività previste sul nostro territorio per poi arrivare ad un confronto più largo con le altre attività che si concluderanno anche nel mese di giugno. Una lezione che certamente resterà impressa nella mente degli scolari, un'esperienza allegra e divertente, a contatto diretto con la natura e con gli animali. Il formaggio è molto buono. E a te quale piace di più, il formaggio? Il formaggio pecorino. Bravo, quello di Monteporo? Sì. A me la ricotta. Sulla vostra maglietta che cosa c'è scritto? Io mangio i prodotti della mia terra. Che buoni prodotti abbiamo visto oggi che produce la nostra terra? E latte, formaggio. Dove viene prodotto il pecorino? Il Monteporo. Allora tu mangi? Sana. E mangi i prodotti della tua? Terra! Si è fatto tardi, domani è un altro giorno, si ritornerà tra i banchi di scuola e i ragazzi potranno raccontare la loro esperienza in fattoria e fare tesoro dei consigli della natura.